Riprende quota il progetto dell'aeroporto civile di Viterbo. La commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente ha bocciato il piano di ampliamento dello scalo aereo di Fiumicino presentato da ENAC e Aeroporti di Roma con il Master Plan 2030. Alla base del no, l'incompatibilità con la riserva naturale dove sarebbe dovuta sorgere la nuova infrastruttura. Ora quindi, visto l'aumento del traffico di passeggeri e merci previsto nei prossimi anni, torna all'attualità l'ipotesi di realizzare il terzo aeroporto del Lazio nel capoluogo della Tuscia. Noi vogliamo che venga reinserito all'interno del piano nazionale dei trasporti l'aeroporto di Viterbo. Non solo, ma la costituzione di questo permette di far sì che anche le infrastrutture della nostra provincia, da cui fa tutta la gas, da cui tutta la ferrovia e diciamo anche l'altra città, possa far parte di questo piano e che quindi possa partire finalmente lo sviluppo di questa provincia che è da anni isolata. Il completamento delle infrastrutture collegate all'aeroporto, e mi riferisco alla ferrovia, al raddoppio della Cassia e al completamento della trasversale, oltre che togliere Viterbo dall'isolamento, darebbe occupazione per circa 1000 persone per 2-3 anni. Poi l'aeroporto, quando sarà completato, potrebbe dare occupazione a 5000 lavoratori, 2005 raddetti interni e 2005 nell'indotto. Secondo uno studio realizzato da una società specializzata, dopo 3 anni dall'apertura dello scalo aereo viterbese, il volume di traffico nella città dei Papi toccherebbe i 5 milioni di passeggeri. Flash mob di protesta di Forza Italia nel quartiere romano della Garbatella per chiedere la riapertura del cavalcavia ferroviario Giulio Rocco, chiuso da 3 anni, in seguito ai danni provocati dal sisma del 30 ottobre del 2016 che ha colpito l'Italia centrale. Da allora questo cavalcavia è chiuso al traffico con ripercussioni sulla viabilità tra Garbatella e Ostiense. Il coordinatore romano di Forza Italia, Davide Bordoni, chiede all'amministrazione capitolina di intervenire e dare risposte a questo quadrante di città.